Proposta di legge numero 303 ed abbinate B, dà conto di una modifica della composizione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Intervengono infine sull'ordine dei lavori i deputati Manzi, Rampi, D'Ambrosio, Soria, Luigi Gallo, nonché per sollecitare la risposta ai suoi atti di indirizzo ispettivo il deputato Parentela. La seduta termina alle 20:10 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta dell'8 settembre 2015, con inizio alle 16. Grazie, se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati Alfreider, Amici, Artini, Baretta, Centemero, D'Ambrosio, Epifani, Ferranti, Gregorio Fontana, Franceschini, Garofani, Manciulli, Meta, Pesse e Sciulli sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione complessivamente sono 78. Come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge 2799A. Modifica all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, numero 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al resoconto stenografico della seduta del 5 agosto 2015. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ne ha chiesto l'ampliamento. La Commissione Affari Costituzionali si intende autorizzata a riferire oralmente. Prego la relatrice, onorevole Teresa Piccione, di intervenire. Grazie Presidente. La proposta di legge numero 2799 che oggi abbiamo all'esame in Assemblea è volta ad apportare alcune modifiche all'articolo 9 della legge numero 96 del 2012, istitutiva della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, con la finalità di assicurarne la piena operatività, ponendo tale organismo nelle condizioni di svolgere appieno i compiti affidati dalla legge, anche alla luce delle ulteriori funzioni previste dal decreto-legge numero 149 del 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 del 14, che ha modificato la disciplina relativa ai rimborsi elettorali a favore dei partiti e dei movimenti politici.